Sila. Tenemos un mezzo soprano che canta. Sì. Prenton que comons. Sila Pinto. Hola. Come va? Hola. Tutto bene? Bene. Scusami, è un'aria nuova, conosciuta? Nuova? Ok. Stai studiando? Ok, benissimo. Allora, come ti senti in questa aria? Bene? Male? Bene. Spero di lavorare un po' il passaggio. Giù? Ok. Altre cose che ti angustiano? Il passaggio giù? Bueno, cambiare un po' di volume e fiato. Ok, non sei in 30 minuti, sicuro. Vabbè, vediamo se c'è algo che ti può aiutare. Va bene? Sì? Dai. Ok, va benissimo, entendi. Scusami, che abbiamo poco tempo, allora è molto lunga, molto larga, però scusate alcune cosite che possiamo lavorare già, va bene? Il tuo maestro è qui? Sì. Oddio, mamma, mi sento male. Dove? Chi è? Hola! Pardon. Sia clemente. Allora, no, è stata una situazione nuova per me. Solitamente hago questa classe con gli studenti, ma con il professore antes de mi lasso, è un'altra situazione. Ok, escúchame, che linda voz, complimenti, ma tutte, anche l'altra cantante, mi raccomando. Brava, congratulazioni. La voce è molto bella, molto rotonda, arrotondita, morbida. Hai un pochettino la misma tendenza di non essere ben plasada? Sì? Quando canta sei molto musicale, allora tu canti col cuerpo, no? senti la musica, però è lindo, lo capisco, però perdes un componente molto importante per noi. Noi non teniamo il microfono, non abbiamo questo. Per essere un suono veramente potente, sostenido significa che ciò sostengo, che ciò aiuto, sì? È un'azione muscolare, non è un'intenzione, non è un'idea, è una cosa che devi essere, ok? Che devi essere praticamente con i muscoli. Si va a essere tutto il tempo così, sentendo la musica e bailando, come puoi lavorare muscolarmente? Quindi ti devo chiedere, per favore, una cosa che non è molto naturale per te.
di star fermita, ferma, ferma, tranquilla, sei troppo... Capisco, capisco, perché la musica è veramente fantastica, scioccante stare, meravigliosa, però è demasiado. E sto va bene a casa, nel living room, per la mamma, ma se devi cantare in un grande spazio, con l'orchestra, senza microfono, ti garantisco che tienes un problema. È molto difficile riempire lo spazio. Hai bisogno del corpo sotto, molto... Come se puoi dire, attivo, presente, tonico, che non è Schwarzenegger, esisto, no, è estensione, però non è questo. Devi stare proprio molto, molto presente, quindi inspirare e stare su, anche tu, qua, sterno su. Quindi questo va giù, guardami, scusami, guarda me, questo è normale, non sto dicendo di fare, è sesto? No, non è sesto, questo è normale, però stai su, up, non cadere, su, e poi la sgamba così, in maniera, non così, ma così, in maniera che tiene sempre il baricentro nel centro del corpo. Se stai così e io te vado a toccare, tu va a cadere, comprendes? E poi per l'appoggio, se hai una gamba un pochettino atrás, puoi appoggiare meglio, perché l'appoggio si asse in questa direzione, giù, ok? Ma ferma e stai su con tutto, la testa, stai su col collo e stai mas fermita. Possiamo riprovare? Andiamo. E il corpo, quando tu inspiri, scusami, quando inspiri nell'inalazione, hai un momentito, ante de partire con il canto, de esto. E ora me voi. E so falta, credo che non hai questo momentito di organizzazione, mi vado a organizzare. Sono pronta? Sì? No? A lo mejor? Ma, no. Vemos? Pensalo, hablas contigo, devi parlare contigo, è una cosa che altrimenti non no passa da sola, devi proprio essere cosciente, ok? Ora, e vai, quando sei pronta, vuoi provare? Quindi una piccola sospensione è il momento dove preparas il corpo, capisci? È il momento dove, quando tu inali, ti abras e lo tienes. Okay. Se no tu vai a... Vale. Okay. Proviamo? Ok, non hai bisogno, scusami, non hai bisogno di ispirare a sì. Ciò mi olvidé di dirti questa cosita. Antes lo hai hecho, e también ora tu respiri a sì. È demasiado grandote. Lo spazio vero è dentro. Guarda, mira, guarda. È dove si incontra la lingua, con il palato molle, con la parete faringea. Non è... perché tu pensas a un imbuto, si dice in spagnolo? Imbuto? No. Imbuto? Imbudo, ok? Ah sì. No, l'imbudo è... Ah sì! È nell'altra direzione. Il vero spazio, veramente importante per un cantante, ma veramente cruciale, e si arriva también davanti, sì, però arriva más. Quindi quando fai l'inalazione, è dentro lo spazio, non è? È demasiado. Puoi provare a creare spazio qui? Vedi che è dentro? E lascia morbido questo, così il fiato cade. Necessitas aprire tanto? Tanto?
Sei sicura? Sei sicura di necessitare questo? Cada vez che haces una inhalación? No. Forse sì, ma forse no. Non sé, è possibile anche fare questo? O no? Sì, però, entonces... Allora crei uno spazio interno. E lo spazio interno, querida, è molto, molto prezioso per noi, perché nel canto lirico, nel canto classico, noi cantiamo con il palato molle, palato soave, sì? Elevato. Quindi questo ti aiuta, perché vai a inspirare nello spazio, vai... Ok, è un po' come se io, come se io parlo un pochino così, un po', oh, oh, sono una persona molto snob, oh, oh. Oh, oh sì, ci tomo il tè alle 5 della tarde cada dia con la regina Elisabetta. Oh, oh. Un po' sì, questo è l'esposizione del canto lirico. Oh, oh. No, esso, e no, esso. Perché è un'illusione, attenzione, io capisco, capisco tutto, perché sono tutte le cose che ho fatto mi misma. E atrás è tutto chiquito. Ma io apro, che devo fare? Devi aprire dentro, dentro. Quindi, questo può servire, sì, ok, però è, attenzione, cuidado, sei aperta dentro? Sì o no? Quindi, prova a fare uno spazio interno, invece di fare cada vez questo, anche perché questo, senti questo ruido? È perché sei stretta, stretta? Striccia, ok. Quindi, se stai aperta, è anche molto silenzioso. Ok? Allora, su, per la tesa, su. Se stai su, senti diverso i muscoli della schiena, li senti più vivi? O no? O è lo stesso? Mas attivo? Ok, allora è giusto. Grazie, come ti senti? Come ti senti? Mejor. Mejor? Che cosa? Sono più controllata. Che cosa è mejor? È come che. Sì. Tengo il controllo. Sì. Puedo. Sì. Che cosa è mejor? Il sonido, il fiato, che cosa? Il fiato. Sì. E le note sono più chiare. Sì, più consistente. Ok, e questo lo hai ottenuto facendo cosa? Facendo che? Che hai fatto? Ho intentato mantenermi quieta. Sì. Agotato. Sì. Y estoy intentando abrir aquí, sí. Pero no abrir mucho la boca. O sea, está pensando sí, en cerrar sí. un poco la boca. E la postura te aiutò? La sí. postura? Sí. Anche brava, Io l'ho visto, ho visto lo sforzo, bravissima. Escúchame. Anche di più. Perché se tu lavori bene con lo muscolo, per esempio, della schiena, ok? Se tu inspiri bene, e stai attiva, stai su, i muscoli stanno tesi, stretched, capisci? Ed è molto importante per poter controllare il fiato. Perché? Perché è importante? Perché come non si muove, sì. lo puoi controllare. Se non hai tensione muscolare, non si può controllare. Perché, specialmente qui, quando si parla di appoggio, specialmente qui, quando nella parte baja della schiena, sì? Se apri bien, quindi respira basso, e lo tieni, come si dice, teso, il tuo diaframma non puoi remontare, quindi vai a rallentare e controllare la risalita del diaframma, capisci? Questo è il motivo.
E quindi è più facile controllare il fiato, però è necessario che tutti i muscoli collaborano, ti aiutano, se no rimane un'intenzione, però non sai come farlo. Sì? Riproviamo oppure andiamo avanti, donde, possiamo anche andare avanti. Tu brulo no tra, andiamo avanti, tu brulo no tra me, per favore. Quindi, su, scusa, apri. Pensa un attimino, pensa di essere una ballerina, apri. Quando inspiri, puoi aprire senti qui, che ti apri come un bandoneon, che ti apri come un accordion. Ah, ma è migliore? Com'è? Prova a respirare. Vai su. Com'è qua? Come ti senti qua? Ma teso. Attivo, ma si attivo. Sì, non deve essere teso, Non deve essere duro, deve essere morbido. Però sei più aperta o no? Sì. Sei massa aperta. E allora è giusto. Okay. Capisci? Sì. Quindi non davanti a un pubblico, ma a casa puoi essere questo. Per imparare ad aprire, a stare aperta e non. Perché è pericolosa questa posizione. Attenzione. Claro che nel concerto stiamo a casa, prova veramente a imparare a aprire il corpo. Come un organo che tiene la scanna dell'organo. Ecco, tu sei una canna di un organo, sempre aperta, sempre. E dentro hai l'aria che si muove, però devi aprire questo corpo, quindi apri. Vai su, apri. Quando respiri, e vai e canta. Renton? No. Tu brûle. Quindi devi trovare, non è questo, oddio mamma cado, non è sto, è trovare il baricentro, però non è sto, dov'è la musica, è sto, no, perché stai chiudendo qui, perché non senti, ma è sto, muscolatura, e trovare il centro e appoggiarti alla spina dorsale. Ci sei? Lo senti? La senti? Non si vede da fuori, Non è una cosa grande. Non è che devi vuole! No! Non vedi nada! È una cosa. Ecco, guarda, adesso io li sento, Sento i muscoli, ok? Adesso ti faccio vedere una cosa. Guardami. Non sento più niente, sono morti. Stanno dormendo. Boh! Non li sento. Quindi non li posso usare. Quindi cosa devo fare? Io devo hablar, devo dare il comando di ora. È consapevolezza. Devi proprio andare e aprire tutta la cassa toracica. Soprattutto la schiena. Non solo, ma soprattutto. La forza, il potere di un cantante sta nella schiena. I cantanti veri sono fortissimi, Sono fortissimi, diventano atleti, Anche tu diventerai un atleta se canti tanto, capisci? Sì. Devi diventare molto forte, muscolarmente. Okay. Ok? Quindi prova ad aprire. Stai su. Vai. Ok, stai chiudendo, allora, perché stai chiudendo? Sabes perché? Beh, uno perché sei debole, come si dice? Non stai abbastanza forte? E devi entrenare questa forza, è una forza muscolare, mentale e muscolare, la stos cositas vanno insieme, E quando tu inspiri, devi fare quel momento di organizzazione, devi in quel momento fermare
e cantare nella posizione dell'inalazione. Noi cantiamo così, come se qua c'è un piccolo alien, sai il film dell'horror, l'alien, ok, okay. Che fa un po' così. Noi non facciamo come un lemon, no. Che facciamo quando cantiamo? Noi resistiamo l'aire. Capisci cosa sto dicendo? Resistere l'aire. Quindi qua la posizione si apre ed è mantenerla, quindi è fuori. Devi essere molto, molto más fuerte qua, más fuerte qua, e qua stare aperta e qua, aprire. Proviamo a farlo solo con una vocale. Qua. E prova, pensa che hai alien qua sotto, che fa. Pensalo, immaginalo. Su. Bravissima, eh? Su, sulla testa, su, vai su, stai su. Prova, come ti senti? Come va? Mejor? Sì, mi sento come más activato. Hai más controllo? Sì. Tienes más controllo? Sì. Allora è buono per te, capisci? Sì. Non perché, io te lo dico, non perché devi fare contento a me, o devi fare contento il tuo maestro, o devi fare contento il direttore d'orchestra, devi fare contento un tuo collega, ma perché il tuo corpo è contento. Contento il tuo corpo? Okay. È importante, perché tante volte noi non escuchiamo. Il corpo ci dà dei segnali, devi ascoltare bene, perché noi abbiamo uno strumento nascosto, capisci? Quindi devi sentire, ma va bene o va male? Il mio corpo sta bene o sta male? Cantare non è una sofferenza, non è una via crucis, no, quindi se tienes problemas, significa che qualche cosa non è in equilibrio, capisci? Sì. Ok, quindi molto importante, otra vez, la postura. Voi avete andato così al flamenco, prova a pensare questa cosa. Vai su, ti voglio vedere aperta, nobile, forte, una donna forte, decisa. Devi essere un atleta per cantare bene. Su. E poi, se hai la postura giusta, puoi respirare meglio. Sulla testa, eccolo qua, come una regina. E quando tienes difficoltà, appoggiati, vai così, guarda. Appoggiati alla testa, appoggiati alla spina dorsale. La spina dorsale ti aiuta. Ok? Vuoi provare con las palabras? Quindi, è finito. Ah. Sì, è finito. Stai su, perché mentre canti vai a scendere. Però hai capito, devo andare avanti perché il tempo è terminato. L'hai sentito fisicamente? Sì. Ecco, è un lavoro, non di 30 minuti, creare una nuova coscienza e una nuova memoria muscolare. Ma se puoi da sera, non devi essere Maria Callas, se puoi apprendere, è sicuramente possibile con un pochino di pazienza, va bene? Ok, grazie!